tuo video della pietra. Non devi rinvasare Flavio, eh. Non rinvasare Flavio, ti prego, ripeto, non rinvasare Flavio. Flavio va sicuramente benissimo, il Flavio, nel vaso in cui ti è arrivato, e non ci pensare a rinvasarlo prima di un anno, e è una Sanseveria, perciò probabilmente prima di 3 o 4 anni. Stavamo per uccidere Flavio, regà. Cioè, Flavio poteva morire. What? Allora, oggi siamo in zona arancione e c'è il sole. Cioè, secondo me questa congiunzione astrale va sfruttata. Dopo mesi possiamo uscire, possiamo concederci questa cosa. E quindi vi vorrei portare in giro per Milano, nei miei posti preferiti di Milano. La maggior parte sono chiusi purtroppo, quindi magari li vedremo da fuori. Non lo so, è una di quelle giornate in cui c'è il sole veramente forte e mi viene un sacco voglia di fare cose. E dato che siamo in zona arancione, posso uscire di casa, quindi perché non sfruttare questa roba? Anche perché, cioè, il sole a Milano in zona arancione non si vedeva, non lo so, regà, da 14 milioni di anni. Sono gasata, usciamo, usciamo. Però prima ci sistemiamo, perché, non lo so, ho voglia di mettermi carina per uscire oggi. Non perché debba fare chissà che cosa o vedere qualcuno, semplicemente perché me va. Perché sono mesi chiusa in questa casa, sempre in pigiama, insomma. Ok, siamo arrivati alla prima tappa del nostro tour, ovvero il Museo di Storia Naturale di Milano. È in assoluto il mio posto preferito qua. Purtroppo oggi sarà chiuso sicuramente, quindi non potrò farvi vedere dentro. Però possiamo ammirarlo da fuori e immaginarci di stare tra le sue sale. Come ogni museo di storia naturale, dentro ci sono tipo animali imbalsamati o riproduzioni di animali di vario genere. Ci sono anche dinosauri. La sala dei dinosauri è bellissima. Però la mia preferita è quella tutta verde, dove sei in mezzo alla giungla. Mi rode un sacco il fatto che sia chiusa, che io non possa farvelo vedere, però insomma immaginatevelo come un luogo meraviglioso. E poi qua intorno al museo c'è un parco che è carino, non è il mio preferito di Milano, però è carino. E all'interno del parco c'è il planetario, che purtroppo non ho mai visitato, spero di farlo presto. Però fuori è super carino perché ha tipo delle stelline sopra, so cute. Seconda tappa. Siamo a Parco Sempione, uno dei miei posti preferiti per 3 ragioni. Prima di tutto c'è il castello, che mi ricorda molto Bologna perché è tutto rosso. Secondo, spesso ci sono i gatti, c'è una colonia di gatti e a volte ci sono i gatti con i cuccioli di gatti. In terzo c'è un ponte super carino con delle statue sopra, che non lo so, fa un sacco fiaba ed è super carino. Ah, e le anatre, oh mio Dio, o le papere, insomma, quello.
poi c'è questo posto dove è pieno di ombrelloni, non ho idea di che cosa sia precisamente, ma mi ricorda uno di quei quadri impressionisti, non lo so, vi metto degli esempi. Ok, ho realizzato adesso che in realtà il posto con gli ombrelloni è semplicemente un bar. Come nei quadri impressionisti, da lontano era meglio. Ho fatto una grandissima cazzata, mi sono seduta sull'erba ed era tutto sporco. Non bene, non bene. Per fortuna la mia felpa è molto lunga, quindi lo coprirò, però che schifo. Allora, so che suona un po' macabro, però io adoro i cimiteri. C'è sempre silenzio, un buon profumo di fiori. Poi vabbè, i cimiteri monumentali hanno anche la loro parte artistica e quello di Milano è veramente bello. Questa parte qui è particolarmente carina secondo me perché da una parte c'è il cimitero monumentale e poi si vede il grattacielo qua. Antico, moderno, che si mescolano, no? Poesia. Questo posto è enorme, non sono mai riuscita a girarlo tutto. Però mi piace vagare molto a caso. Cosa che faccio spesso è, non so, leggere i nomi che ci sono sopra e immaginarmi la vita di quelle persone lì. Che sì, lo so, è molto macabro, suona molto male. Ci sono tombe veramente molto vecchie qua al Monumentale. Darci un'occhiata ogni tanto, soprattutto a quelle più antiche, mi fa pensare che tipo, boh, almeno quelle persone non vengono dimenticate. Parti più belle secondo me del Monumentale è la parte del cimitero ebraico che sta di là e ora vi ci porto. Questa parte sia molto suggestiva, poi ci sono alcune tombe molto vecchie e sono un po' creepy. Tipo questa qua, che è questa pianta che si è arrampicata e la porta è tutta arrugginita. Ma oltre a questo, al Monumentale ci sono anche persone molto importanti, tra cui Manzoni. E adesso andiamo a trovarlo. Lui sicuramente non è uno di quelli che rischia di essere dimenticato qua dentro. Ok, è là dentro, solo che è chiuso, ma dovreste riuscire a vederlo. Eccolo là. Direi che adesso possiamo andare verso la nostra ultima tappa della giornata. Wow, ho camminato tantissimo. Ogni volta che esco, cioè non ogni volta, però quasi, devo passare da Starbucks a prendere un chai latte, perché penso sia la cosa più buona del mondo. Se non bevete caffè vi fa schifo, chai latte è la soluzione. Cheers! 2 hours later. Abbiamo anche la torta! Madonna, mi sono sporcata un sacco sulla gonna. Spero non sia macchiata per sempre. Comunque direi che è il caso che io mi cambi perché non posso stare così. Poi, c'ho il fango sul sedere. Come sempre la mia felpa stupenda con l'unicorno che dabba. È di Pampling. Tra l'altro in questo periodo hanno anche degli sconti pazzeschi sulle felpe e se usate il mio codice sconto avete un ulteriore 20%. Quindi insomma, se vi interessano ste robe trovate il link qui sotto e mi raccomando, codice sconto Cipollotto per avere il 20% di sconto. Fortunatamente non abbiamo ucciso Flavio, è ancora qui con noi e non lo travaseremo. Cioè,
Mio Dio, non so nemmeno come mi sia venuta questa idea. Ero convinta di doverlo fare. Per fortuna c'è Diletta che mi dice come non uccidere le piante. E dato che Flavio è qui con noi, vi ricordo anche il mio codice sconto di Colbin. Spero sinceramente in più giornate di sole e più giornate in zona arancione. Sperando sempre di diventare zona gialla. Comunque ho camminato veramente tantissimo. Infatti sono devastata e penso che continuerò Bridgerton. Si dice così, boh. Comunque la serie Netflix, che tutti mi dite che è bellissima, infatti la sto continuando, tranquilli, tranquilli. Ah, poi ho visto anche Fate, cioè la cosa delle Winx, che vi dirò, cioè, boh, non è brutta ma non è nemmeno bellissima, non so, io mi piazzo nel mezzo. Caruccetta direi, però niente di che. E niente, insomma, fatemi sapere che cosa state guardando voi, se avete visto le Winx, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se avete visto Bridgerton. Da me Flavio è tutto, io vi ringrazio molto per aver visto questo video, spero, boh, non lo so, di avervi fatto compagnia in qualche modo. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao!